Buongiorno a tutti, oggi 6 dicembre 2021, sono le ore 9:09, riunione della terza commissione, prego la segretaria a chiamare l'appello, grazie. Presente. Consigliere Reni, presente. Buongiorno. Consigliere Giacoria. Perché non è consigliere Iofficarra, assente. Tre consiglieri su cinque, presenta lei la parola. Grazie per tanta questa nuova normalità, dichiara aperta la seduta. Stamattina abbiamo organizzato un incontro con gli assessori Marino, Prestigiacomo e Catania e l'architetto Sarta per parlare di alcuni dei temi che abbiamo più volte affrontato in questa commissione, che sono prettamente di competenza. È arrivato anche il collega Giannino. Buongiorno collega. Diciamo su cui si sta lavorando l'architetto Sarta, e con che, diciamo, argomenti che abbiamo affrontato anche più volte con le associazioni e i componenti del forum delle associazioni. E si tratta del piano di utilizzazione Buongiorno. marittimo, il progetto di generazione urbana, il fiume, i progetti sul fiume Reto e ipotetici fondi PNRR per quanto riguarda sempre l'ambiente. Vi ricordo che la seduta è in videoregistrazione, quindi vi chiedo poi di presentarvi e dare il vostro assenso alla registrazione, così evitiamo eventuali problemi, perché come sapete le nostre sedute vanno poi registrate e trasmesse su YouTube. Quindi ringraziamo per la presenza. Vedo collegato con noi il dottor Vincenzo Lombardo, la segretaria tecnica del forum. Buongiorno. Buongiorno, io sono Vincenzo Lombardo, presidente di Legambiente Palermo Futura. E E dà il consenso alla registrazione, dà giusto? il consenso alla registrazione. Ecco. Poi vedo Pietro Ciulla, sempre la segretaria tecnica del forum del WWF. Buongiorno Pietro. Buongiorno, Pietro Ciulla, segreteria tecnica del contratto di fiume, do il consenso alla registrazione. Poi vedo naturalmente il coordinatore del forum delle associazioni, nonché Legambiente Mezzogeo, Francesco Viotti. Buongiorno Francesco. Buongiorno, do il consenso alla registrazione. Grazie. E poi vedo collegato con noi l'architetto Sarta. Buongiorno architetto. C'è il microfono spento, architetto. Scusate, buongiorno, acconsento alla registrazione. Bene, grazie architetto. Era pure presente l'architetto Favitta, ma purtroppo aveva un altro impegno lavorativo e non era possibile partecipare alla registrazione, quindi siamo i presenti prima che abbiamo appena detto. Aspettiamo se arrivano gli assessori che abbiamo invitato, che non ci hanno dato né forfè né conferma di partecipazione, però ripeto che la presenza autorevole dell'architetto Sarta credo che sia al momento sufficiente, praticamente per dare, diciamo, un panorama, per fare un panorama delle situazioni che abbiamo appena citato. Allora, architetto Sarta, l'abbiamo invitata stamattina, ripeto, per parlare di tantissime cose che naturalmente sono nell'orbita dei suoi interventi, a partire dal piano di utilizzo del demanio marittimo, i progetti che riguardano l'azione urbana, che interessano diverse cose, tra cui, ripeto, anche il progetto di riqualificazione della Foce Loreto, oltre che Barcarello, la Tornare, eccetera, i vari progetti dell'Oreto, a che punto siamo. In particolare abbiamo visto che la Giunta ha approvato la convenzione con la Regione per il famoso progetto di 5 milioni e 600 mila euro, quindi capire qual è l'iter che stiamo seguendo, e poi i fondi del PNRR, se ci sono progetti che riguardano naturalmente la parte ambientale della città che magari sta seguendo lei. Non ho citato il parco Libero Grassi perché sarà oggetto di un'apposita riunione nei prossimi giorni, anche alla presenza dell'associazione Libero Grassi, che hanno portato avanti quell'iniziativa che riguarda non mi ricordo come si chiamava, il concorso di idee. Quindi a lei, a chi è cosa sta, ma io, se qualcuno vuole aggiungere qualcosa alle cose che ho appena detto, quindi se ha chiesto a lei, poi magari poi facciamo un giro diciamo, di intervento. Prego. Sì, nuovamente buongiorno. Vado più o meno nell'ordine che ha elencato lei. Per quanto riguarda il piano di utilizzo del demanio marittimo, il PUD, stiamo cercando di colmare questa lacuna,
documentale che è rappresentata dall'elaborazione degli shape file, che sarebbero diciamo, i file in formato, la versione in formato digitale del piano, con i metadati, che è una specie diciamo di quadro da compilare per ogni singolo elemento del piano. E spero, diciamo, di questa attività che si è prolungata un po' nel tempo per difficoltà interne all'amministrazione comunale venga conclusa al più presto. Dopodiché attendiamo gli esiti delle prevalutazione regionale diciamo, sul piano, che sono comunque una verifica di congruità con le linee guida regionali, sulle linee guida regionali. Se nel caso gli esiti sono positivi, manderemo prontamente il piano in Consiglio Comunale per la sua, per la prima adozione, per l'adozione preliminare. E quindi avviamo concretamente l'iter di approvazione di questo strumento. Per quanto riguarda Scusi, il architetto, progetto, scusi, prego. architetto, così andiamo all'altra cosa. Quindi, rispetto all'ultima interlocuzione di circa un anno fa, che la regione ha un macello per lei, Chiedo scusa, signor Presidente, se la interrompo, vedo di convincere i miei colleghi a urlare un po' di meno. Allora, aspettiamo l'opera di convincimento dell'architetto Sarta. Stava picchiando, sono l'unico modo per convincerlo. Questo è i guai dell'open space, un trapetto. Vincenzo, come stai? Bene, bene. Con dei massaggi, pomate e ginocchiere vado bene. Allora, Allora, sì, allora. stavo dicendo, rispetto all'interlocuzione di qualche anno fa, con la regione che aveva chiesto delle osservazioni a cui bisognava presentare una serie Gianni, No, Ciulla, scusa, sì. spegni il microfono. Ciulla, quindi noi siamo ancora alla presentazione dei documenti e poi la regione dovrà determinare, oppure abbiamo già fatto dei passaggi? Perché questa cosa mi sfugge, se ho capito bene. Prego. No, in realtà il PUDN è stato riadottato in giunta a maggio di quest'anno, aprile-maggio, e sono state inviate due copie cartacee del piano alla Regione nel mese di giugno. Però so che la Regione, quindi il piano, diciamo, è stato completato, adeguato a tutte le prescrizioni diciamo, che aveva rilevato, che aveva emendato la Regione Siciliana. Ed è stata consegnata la duplice copia cartacea, così come previsto, di tutti gli elaborati. L'unico documento ancora carente è proprio questi shape file, che sono diciamo, la versione informatica del piano, che mancava a giugno, quando abbiamo trasmesso gli elaborati, e purtroppo continua a mancare. Okay. Quindi la regione è ferma naturalmente se non gli mandiamo questi documenti o stanno lavorando a dare una risposta su quello che gli abbiamo dato? Sì. Ok, Diciamo, formalmente loro non completano l'istruttoria del piano se prima non vengono trasmessi questi file. Ma anche nella sostanza, perché loro, diciamo, il funzionario istruttore che fa la verifica di coerenza rispetto alle linee guida, lo fa quasi esclusivamente sui file, su questa tipologia di file, perché li inserisce diciamo, nella banca dati che loro possiedono. Quindi, se prima non trasferiamo questi file, questa verifica lui non può farla. Architetto, quali sono i motivi ostativi che non li trasmettiamo e che tempi abbiamo per trasmettere? Ma i motivi ostativi è praticamente che nel gruppo di progettazione nessuno sa usare questo tipo di diciamo, i programmi che
che diciamo, sviluppano e gestiscono gli Shapefile, per cui abbiamo chiesto al Capoaria di estendere il gruppo di progettazione, di coinvolgere altro personale dell'area, che però è comunque straoberato di altri impegni pregressi, contemporanei, paralleli e quant'altro. E quindi questa, diciamo, questa difficoltà tutta interna, diciamo, all'ufficio ha rallentato molto le elaborazioni. Va bene, architetto. Sì, va bene, fa male, però va bene, dico questa cosa, purtroppo con le altre cose. Andiamo agli altri argomenti. Ah, per quanto riguarda il fiume, il progetto Fiumoreto, come ha detto lei, il sindaco ha sottoscritto la convenzione, è stata predisposta la delibera di giunta municipale che ne prende atto ed è stata approvata recentemente. Come novità, praticamente di pochi giorni fa, è che la regione almeno ha formalizzato, ha comunicato pochi giorni fa, in realtà è una procedura che va avanti da tempo, ha inserito queste risorse nel piano di sviluppo e coesione 2014-2020, che praticamente non, diciamo, queste risorse comunitarie traslano a livello nazionale e quindi viene meno, questa è una notizia molto positiva, il vincolo di rendicontazione al 2023. Rendicontazione. E qui significa che si può rendicontare dopo? E questo ci consente di lavorare con Vabbè, ragazzi, io mi cadono le braccia. Dice la collega, solo le braccia, cadono tutto, ragazzi. Il punto è stato approvato in consiglio comunale nel 2014. Siamo ancora nel 2021 e siamo ancora a niente. Ricordo a me stesso che è stato nel mese di febbraio, prima dell'arrivo della pandemia del 2020, che siamo stati in regione e lì si è aperto e la regione aveva scritto una nota al comune che nessuno trovava, che di alcuna osservazione al comune. Siamo passati la bellezza di altri 2 anni, si può dire, e praticamente ancora siamo a niente. Presidente, diciamo, è facile sparare sulla Croce Rossa, ma in questo caso è veramente disarmante che diciamo, un progetto così importante e così determinante per lo sviluppo della costa, per l'economia, eccetera, eccetera, sia bloccato da una banalità tecnica che in un'azienda privata si risolverebbe in 2-3 ore, credo non di più. Quindi non lo so se da parte sua non è il caso, diciamo, di procedere con opportune, fra virgolette, pressioni affinché si superi questo impasse veramente ridicolo. Cioè, non, per carità, l'architetto Sarta non c'entra niente, è una persona veramente squisita, ma e qua è tutta la struttura che secondo me deve essere sollecitata. Vi chiedo scusa, però siccome mi colletto con il telefonino quando ricevo una telefonata, purtroppo si interrompe il collegamento e quindi vi chiedo scusa ancora. Stavo dicendo per l'intervento sul progetto sul Fiumoreto, quindi c'è questa novità nel senso che è cambiata la fonte di finanziamento. Ed è, tutto sommato, è una notizia positiva perché il decreto di finanziamento è recente, la delibera di approvazione della convenzione di pochi giorni fa, nei fatti noi possiamo, solo in questo momento possiamo attivarci concretamente con l'attuazione dell'intervento e siamo praticamente a fine 2021, quindi una scadenza serrata ci avrebbe messo in difficoltà.
Ciononostante, noi comunque abbiamo lavorato sul progetto, abbiamo, diciamo, lo abbiamo adeguato alle prescrizioni regionali che disponevano l'eliminazione di alcune voci di costo collegate alla realizzazione dei ponti sul fiume Oreto, all'esproprio e alla realizzazione del centro di studi ambientali che era previsto in un fabbricato ex mulino, l'eliminazione dei nuovi sentieri. Queste voci erano state espressamente, era stata espressamente richiesta l'eliminazione in fase di approvazione dell'intervento, in fase di finanziamento. Noi abbiamo adeguato il progetto a queste prescrizioni. Effettuato anche del minimo di approfondimento, anche soprattutto rispetto alle aree oggetto di esproprio. C'è un vincolo del bando che impone che la spesa destinata agli espropri non possa superare il 30% dell'ammontare del finanziamento. Abbiamo fatto un calcolo, quindi abbiamo approfondito il piano particolare di esproprio in modo che, sommando tutti gli indennizi di espropriazione, questo vincolo sia rispettato. E quindi c'è un perimetro delle aree da espropriare. È necessario espropriare delle aree per garantire l'accessibilità al fiume. Adesso, come sapete, anche le strade che forse originariamente erano dei percorsi pubblici sono stati trasformati in strade private, alcune delle quali, anzi quasi tutte, sono state chiuse con cancelli, per cui anche l'avvicinamento al fiume diventa problematico sia da parte di chi vuole fruire di questa, diciamo, risorsa ambientale, e sia di chi vuole compiere degli studi, dei monitoraggi e così via. E devo dire, anche in carenza di esproprio sarebbe anche difficile ipotizzare la realizzazione degli interventi previsti nel progetto, che sono tutti interventi, diciamo, di restauro ambientale naturalistico del sito, non solo dell'alveo ovviamente, ma anche degli ambiti ripariali, con eliminazione delle specie infestanti, ripristino, diciamo, reintegrazione delle specie autoctone, diradamento di alcune specie soprattutto in prossimità dell'alveo, ai fini anche del miglioramento delle prestazioni idrauliche del fiume. Il progetto è stato sottoposto anche al contratto di fiume, alla segreteria del contratto di fiume di costa. Lo stiamo completando questo esame preliminare. Il gruppo di progettazione è anche favorevole ad accogliere tutte le indicazioni, suggerimenti, prescrizioni tali da, diciamo, da che possono migliorare, tra virgolette, le previsioni progettuali. Noi pensiamo ai primi dell'anno prossimo anche di avviare tutte quelle azioni immateriali che sono state finanziate, sono quasi 700.000 euro di azioni immateriali, quindi tra le quali sono comprese anche attività di studio e di ricerca proprio sulle caratteristiche del fiume, su alcuni aspetti, diciamo, alcune criticità e alcune peculiarità di questa risorsa ambientale, e oltre anche a delle azioni, diciamo, divulgative, di informazione, di sensibilizzazione. Quindi questa attività tutto sommato può essere avviata anche a breve inizio anno, noi pensiamo. Per quanto riguarda invece il progetto, è un progetto che va approvato in variante urbanistica, quindi con delibera di consiglio comunale, e quindi anche in tal senso stiamo integrando gli elaborati che avevamo proposto in sede di partecipazione al bando con una relazione geologica per l'eventuale acquisizione dell'articolo 13 della Protezione Civile, che è obbligatorio per tutte le varianti urbanistiche, e anche lo studio ambientale per la richiesta di esclusione a procedure VAS, oppure per l'attivazione della procedura VAS. Posso fare una domanda? Accetto, c'è la collega Nella, vuole fare una domanda. Avvicinati. Prego. Volevo sapere, a proposito di espropriazioni, c'è stato già un confronto con l'ufficio espropriazione del settore immobiliare di Astri?
No, no, non c'è stato, noi diciamo in prima battuta. Per... Siccome mi pare, diciamo, mi pare passo propedeutico all'eventuale, che ne parliamo, realizzazione del progetto di riqualificazione del timore, cioè sono stati coinvolti, sono stati avvisati. Allora, no, non c'è stato un confronto, diciamo, con, potremmo anche farlo comunque un confronto con l'ufficio espropriazioni o con l'ufficio risorse immobiliari prima di inoltrare il progetto, potrebbe essere anche effettuato, cioè a vantaggio, diciamo, dell'attendibilità delle nostre previsioni. Le previsioni comunque sono fatte con tutta una serie, diciamo, abbastanza cospicua di misure catastali, per cui tutti gli intestatari catastali sono stati individuati e abbiamo l'avviso di avvio di procedimento pronto. Siccome gli intestatari catastali sono superiori a 50, sarà effettuato con una pubblicazione sul giornale, così come prevede la legge, e con i manifesti murali. Per cui prima ancora di inoltrare, diciamo, di avviare il procedimento di approvazione del progetto, diciamo, gli interessati, gli intestatari catastali saranno avvisati. Per quanto riguarda l'indennità di esproprio, ci siamo rifatti all'OMI, cioè l'osservatorio sul mercato immobiliare, che dà delle indicazioni abbastanza attendibili sul valore delle aree da espropriare. Non si prevedono espropriazioni di fabbricati, ma soltanto di terreno. Ciononostante, comunque, per carità, noi possiamo anche fare un passaggio con il settore espropriazione per vedere se ci sono, diciamo, miglioramenti, perfezionamenti della previsione di esproprio che noi possiamo apportare in questa fase, anche con l'ufficio risorse immobiliari, per quanto riguarda la stima dell'indennità di esproprio. Questo sicuramente è un suggerimento che verrà accolto. Ringrazio. Prego, dottore. Per quanto riguarda il fiume Oreto, ecco, il progetto di fiume, appunto, oltre a questi confronti, aspettiamo di completare con la segreteria del contratto di fiume un esame, diciamo, dettagliato e approfondito. So che la segreteria del contratto di fiume ha anche organizzato un confronto con soggetti che a vario titolo possono dare un contributo per perfezionamento del progetto, e questo ovviamente, diciamo, in qualità di RUP, ma tutto il gruppo di progettazione, l'amministrazione generale non può essere che grata in riferimento a queste iniziative, sulle quali magari il dottor Lombardo potrà dire di più. Per quanto riguarda gli altri progetti, l'unico progetto, diciamo, ancora in ballo, diciamo, sulla quale abbiamo qualche speranza di attuazione, questo sulla costa che insiste in prossimità della foce, che è il progetto di 12 milioni di euro, che riguarda la riqualificazione del tratto di costa che va dal porto di Sant'Erasmo fino quasi, diciamo, fino a di fronte a Bucherella la Ferla. E questo progetto l'amministrazione comunale l'ha inserito tra i progetti da candidare da parte del Comune di Palermo. Il Comune di Palermo, diciamo, candida sulle risorse della rigenerazione urbana, che era un bando dell'aprile di quest'anno, con scadenza della presentazione delle domande, se non ricordo male, a giugno-luglio, o forse comunque in estate. Attendiamo gli esiti del Ministero, così, diciamo, informalmente dalle ricerche effettuate in rete abbiamo ho trovato un articolo che riporta praticamente una bozza di decreto di approvazione della graduatoria, però come graduatoria definitiva, e in questo elenco di allegato a questa bozza di decreto è compreso per il Comune di Palermo un finanziamento di
12, con finanziamento di 12 milioni, quindi con una cifra molto vicina, se non esattamente uguale a quella della Foce della Costa, anche appunto del Comune di Palermo. L'intervento viene inserito nell'elenco degli ammissibili con riserva, perché il Ministero a quanto pare chiederà integrazioni e chiarimenti su alcuni aspetti. So che diciamo questa bozza di decreto è ancora una bozza, e anche la graduatoria è in bozza, e che si dovrà aspettare ancora un po' fino a che quando diventa definitiva, però diciamo, potremmo dire che è già un segno positivo che non siamo stati compresi anche solo in bozza tra quegli interventi che invece sono stati esclusi. Quindi attendiamo notizie su questo progetto, dopodiché avute diciamo notizie più definitive possiamo procedere a una parziale rielaborazione, così come abbiamo più volte rappresentato anche nelle scorse riunioni in merito alla rilocalizzazione di alcune attività a Piazza Tumminello e in merito all'elemento di contrasto all'erosione costiera. Con l'adozione di una soluzione meno impattante dal punto di vista ambientale, e poi procedere noi diciamo così come da cronoprogramma, come era previsto anche come dire che le risorse potevano essere utilizzate anche per la progettazione. In questo caso noi pensiamo di dare all'esterno la progettazione, visto che comunque ci sono degli aspetti diciamo di idraulica marittima, di statica, anche degli aspetti ambientali che diciamo è complicato risolvere con le sole risorse dell'amministrazione comunale. Contemporaneamente su quest'area si è sbloccato un antichissimo finanziamento che si chiama PPTA, che è un finanziamento del 2004, che era rimasto, era un finanziamento di 2,5 milioni. 1,5 milioni era stato usato per fare attività di formazione diciamo in conformità con quanto previsto dalla legge che aveva finanziato questa tipologia di interventi. 1,5 milioni destinato alla bonifica del tratto compreso tra il porto di Sant'Erasmo e via Carmela Allegra invece non erano stati spesi, perché l'ipotesi di progetto elaborata in fase di partecipazione ai bandi di assegnazione del finanziamento era risultò diciamo inadeguata rispetto all'avanzamento normativo, in particolare al codice dell'ambiente che è stato approvato appunto nel 2006, e quindi questa difficoltà di adeguare le previsioni progettuali a questa normativa aveva un po' rallentato dalle attività, tanto che a un certo punto il finanziamento non era stato perduto. Adesso su iniziativa della UOM Le Cose, ma anche e soprattutto del Dipartimento Regionale di Acqua e Rifiuti, con un'interlocuzione con il Ministero, queste somme sono state recuperate. Sono 1,2 milioni euro. La UOM Le Cose ha già fatto un piano preliminare di caratterizzazione del sito, è stato inoltrato al diciamo, Dipartimento dell'Acqua e Rifiuti per una sala preliminare, e se va bene anche in questo caso daremo all'esterno l'attività di caratterizzazione dell'area. Sono due finanziamenti che diciamo, come dire, non si sovrappongono, anche se interessano la stessa area, perché diciamo, il finanziamento ministeriale riguarda diciamo il restauro, come dire, l'intervento di riqualificazione urbanistica con la demolizione dei fabbricati, recupero delle aree urbane e la definizione del bordo, diciamo gli interventi di consolidamento del bordo del mare, e tralasciava, così come era emerso anche dalla conferenza di servizi che l'ho approvato, la problematica della bonifica, caratterizzazione bonifica della parte relativa all'ex discarica. In questo caso quindi questi due finanziamenti si compenetrano diciamo favorevolmente, diciamo se tutto va bene noi speriamo di risolvere
definitivamente le criticità di quest'area. Architetto, Presidente, posso fare un'ulteriore domanda per completare? Prego. Architetto Sarte, in merito, io già la domanda gliela ho posto molto tempo fa, ma l'altra volta seguendo un dibattito televisivo con l'università e l'orto botanico, questi ultimi hanno riaffermato che quell'area adiacente al Fiumoretto, in corrispondenza dell'orto botanico, asseriscono che è stata concessa dall'Unicredit all'università. Lei invece ultimamente mi disse che invece quest'area era area appartenente al comune. Volevo chiederle come stanno le la situazione vera e propria. No, diciamo, spero che non si siano generati equivoci su quest'area. In realtà, diciamo, quest'area non è compresa nel progetto sulla costa e devo dire non ho fatto molti, il gruppo di progettazione non ha fatto molti approfondimenti sulla titolarità di quest'area, quella che poi, diciamo, è stata opzionata da parte dell'università per un ampliamento dell'orto botanico. Devo ammettere che non sono molto informato. Se vuole, diciamo, faccio degli approfondimenti sia sulla titolarità che su questo, con richiesta di documenti, diciamo, all'università sulla titolarità dell'area e sulle intenzioni di, diciamo, progettuali. Perfetto. Posso fare un intervento, prego. Presidente? Prego, io. Prego. Allora, io approfitto di questa occasione della ufficiale, perché il contratto di Fiume di Costa è iniziato della Valle del Loreto della Costa, è iniziato appunto con la terza commissione ambiente del Comune di Palermo, per cui diciamo, per noi è fondamentale questo passaggio che porta che diciamo dà l'ufficialità a questo processo dal basso, creato da cittadine e cittadini, da associazioni nazionali e non, di tre comuni. E io ora, diciamo, quello che dico lo dico in qualità appunto di coordinatore del forum delle associazioni. E devo fare una precisazione, anche perché ci avviciniamo a una scadenza democratica e non vorremmo che forze partitiche o movimenti partitici attenzionino in modo particolare l'operazione che è stata fatta in modo politicamente e partiticamente trasversale sulle problematiche del fiume. Tengo a precisare che è la prima volta dopo tanti anni, dopo tantissimi anni, anzi è la prima volta in assoluto che il Fiumoreto è attenzionato dalle tre amministrazioni, Palermo, Monreale e Altofonte, in modo continuo. Sino a ieri abbiamo fatto un'iniziativa ad Altofonte, come sapete qualche settimana fa abbiamo fatto un'iniziativa a Palermo come Oreto Arte e continueremo con Monreale. Per cui diciamo c'è una continua tensione, ormai si è instaurato un ottimo rapporto tra le associazioni e le amministrazioni, un rapporto assolutamente positivo teso alla realizzazione di una soluzione non vertenziale, ma abbiamo indicato dei problemi e stiamo assieme cercando la soluzione. Ora sia il progetto di 5,6 milioni per la riqualificazione del Ponte Corleone ascendere della Fiumoreto, sia l'altro progetto che riguarda il fronte mare, la foce, è stato ai tempi e anche ora un pochettino stimolato e attenzionato dal forum. Per cui siccome il forum, come dicevo prima, è formato da tante persone, non sappiamo ognuno di noi qual è l'orientamento partitico, politico, ma facciamo tutti assieme politica per la salvaguardia dell'ambiente, noi prendiamo le distanze da qualsiasi partito o movimento che cerca di appropriarsi o che vuole lecitamente, fate voi, appropriarsi dai nostri, diciamo, sforzi, perché
sta di fatto che noi abbiamo fatto delle riunioni con l'architetto Sarta, sia in ufficio per parlare appunto della foce e del fronte mare, confrontandoci anche sulle soluzioni più o meno gradevoli ambientaliste. Ci siamo confrontati nella segreteria tecnica per quanto riguarda il progetto della valle, proprio come dicevo prima, di 5,6 milioni. Per cui poi qualsiasi movimento, partito voglia scrivere in modo, insomma, noi prendiamo le distanze, perché questa è una iniziativa proprio che viene dal basso e non vogliamo che venga, diciamo, etichettata con una diciamo, precisa, come dire, con un partito, con un movimento. Siamo cittadini liberi da qualsiasi aggancio politico. Da dove arrivano, questo è un passaggio che tengo a sottolineare, da dove arrivano i fondi europei, nazionali, regionali, quello che è successo a monte a noi non riguarda. Se per caso abbiamo fatto e faremo delle interlocuzioni con esponenti di partito, le facciamo sotto forma di garanzia, sotto forma di rispetto delle istituzioni democratiche. Poi se vengono trasformate in etichette, questo lo abbiamo proposto noi, francamente io ho ricevuto sollecitazioni e lamentele da parte di diverse associazioni, presidenti delle associazioni e soggetti che fanno parte, sono all'interno del forum, su alcune situazioni. Per cui noi prendiamo le distanze e garantiamo l'assoluta autonomia su questo livello. Noi siamo impegnati su questo fronte, lo saremo anche dopo con la nuova sindacatura e probabilmente lo saremo ancora dopo con la nuova sindacatura tra altri 5,5 anni, perché sicuramente la soluzione delle soluzioni ambientali e recupero del fiume sono molto lunghe a venire. Questo purtroppo è una precisazione che non avrei voluto fare, ma evidentemente ho dovuto fare per evitare, come si suol dire, equivoci. Poi volevo chiedere all'architetto Sarta, mi è stato letto questa convenzione, ma mi sembrava che non si parlava più di 5,6 milioni, ma di poco più di 5 milioni. Volevo sapere come mai c'è stata una decurtazione di 600.000 euro. Se posso, in riferimento all'importo del finanziamento, il primo finanziamento era di 6,5 milioni, c'è stata una prima decurtazione, come dire, immediata, che teneva conto soltanto del costo degli interventi ritenuti inammissibili, quindi dall'importo richiesto al finanziamento erano state detratte le somme del costo degli interventi, ed era stato trascurato però che il costo degli interventi si trascina con sé tutta una serie di aliquote che non erano state valutate in quanto ad IVA, in quanto a contributo per la progettazione, contributo per gli incentivi personale, gli imprevisti, per cui un decremento del costo dell'intervento comporta delle modifiche al quadro economico conseguenziali dirette, nel senso che vengono modificate queste aliquote. Questa modifica in un primo momento era stata trascurata, poi è stata focalizzata in una fase successiva, per cui è stato rimodulato il quadro economico e l'intervento finanziato, l'importo dell'intervento finanziato è stato ridotto ulteriormente.
però diciamo non ci sono altri interventi che sono stati sottratti. Gli interventi non più previsti nel progetto sono esattamente quelli di cui al decreto della proposta di finanziamento, e c'è stato soltanto un affinamento dell'importo effettivamente finanziato. Grazie architetto, chiarissimo, ho compreso benissimo, grazie. Grazie, un attimo c'è la collega Lella che vuole chiedere qualcosa, prego. Architetto Sarta, lei poco fa ha citato Piazza Turbello, Mirello, e volevo farle una domanda. Io ricordo che in una delle tante audizioni fu accolto l'intervento del dottore Pezzino Rao, che lamentava, e ricordo che in quell'occasione fu presente un avvocato, un pool di avvocati, che sollevava questioni rispetto alla bontà o meno di inserire il progetto di riqualificazione di Piazza Minello nel progetto. Non diciamo che lamentava che avrebbe comportato la rimozione del chiosco di cui sfugge in questo momento il nome, però al di là di quell'incontro, la riqualificazione di Piazza Tumminelli è stato uno dei fattori che in prima istanza ha comportato il respingimento da parte della regione siciliana del progetto, perché era ritenuto pieno di procedure che avrebbero comportato un impatto eccessivo sulla sostenibilità o meno del progetto tour. Siccome poi il progetto è stato ripresentato, volevo sapere se rispetto alle rimostranze della regione in seconda battuta e dell'architetto Rao e di di avvocati che rappresentavano il pericolo di parte del concessionario di quel chiosco sia stato risolto o meno, o nulla è cambiato rispetto a questi solleciti rappresentati dalle due parti. Consigliere, non era era la misura, la misura che vi siamo utilizzata non era adeguata alla ristrutturazione della piazza, cosa che noi abbiamo invece previsto, e anche la ristrutturazione dell'abbattimento del rudere in via Tirassegno e la riqualificazione di tutto quel tratto di strada che è inqualificabile. Ora, quando hanno montato pure un campetto di calcio, non si capisce con quale criterio tra le turbe. La misura di allora non prevedeva quei tipi di opere che l'avvocato Carlo Pezzino Rao, non è architetto, è l'avvocato, con delle associazioni proponeva, ed è stata proprio questa proposta purtroppo a far fallire quel progetto finanziato dalla comunità europea tramite la regione siciliana. E quindi la questione è stata risolta? No, non mi sono spiegato, è la misura diversa, consigliera, la misura è diversa. Il problema è stato risolto perché la misura è diversa. Se si presentava la stessa misura, il problema era risolto, perché quella era per le qualificazioni ambientali, questa è rigenerazione, sono misure nazionali, quelle sono misure della comunità europea, ogni bando dà delle direttive, e non era purtroppo previsto. Purtroppo c'è stata chi si è inserito, abbiamo avuto anche un'animata discussione con chi ha proposto queste iniziative, perché è stato poco attento a proporle e mettere un pochettino in difficoltà il polo tecnico. Questo progetto invece prevede. Io ho i miei remore e dubbi sulla modifica di quella piazza, ma mi ha detto l'architetto Sarta che si potrà vedere più avanti di salvaguardare quel bene secondo me monumentale che è il Bar Italia.
Non sono, per essere chiari, non sono contento del stravolgimento di quella piazza, ma questa cosa la possiamo vedere tranquillamente noi del comitato per il contratto di fiume, condividendolo anche con i cittadini, diciamo, cosa che si dovrebbe fare a tempo debito, non così, improvvisando, diciamo, riunioni. Sono operazioni molto delicate da fare, poi ognuno è libero di fare quello che vuole. Grazie Francesco Liotti, io credo che diciamo, la chietto sarta sull'argomento ci potrà dare maggiori ragguagli. Quindi Sì. anche la domanda è molto chiara, cioè il problema è che noi avevamo un progetto che abbiamo presentato in una misura diciamo, di natura ambientale che non è stata presa in considerazione proprio per alcuni interventi, vedi Piazza Tumminello. Quel progetto adesso mi pare di capire è stato calato così com'era in questo nuovo fondo di rigenerazione urbana, dove lì quali sono i vincoli? Oppure se avete fatto dei cambiamenti e cosa possiamo fare strada facendo? Perché lei prima ha parlato anche di una bozza di decreto, ma dove già ci sono indicate alcune cose che non vanno. Forse è bene che facciamo un po' di chiarezza sull'argomento. Prego, architetto. E poi do la parola, non so se Lombardo vuole integrare questo oppure vuole aggiungere, poi parla dopo. No, seguo dopo l'intervento dell'architetto Sarta. Sì, confermo, diciamo, quanto ha detto il dottore Liotti, diciamo, la fonte di finanziamento è diversa e non ci sono più questi vincoli, tra virgolette, di misura che erano previste nella fonte di finanziamento europeo. Va da sé, diciamo che comunque una piccola precisazione, che non mi risulta che la Regione abbia mai contestato l'intervento di Piazza Tumminello. La Regione non ha ammesso, aveva inserito l'intervento tra i non ammissibili perché mancava il parere ambientale. Nel merito del progetto non c'è formalmente, non c'è alcuna obiezione, perché fra l'altro inserendo il progetto tra i non ricevibili, scusate, per carenza di documentazione, la Regione non era entrata nel merito del progetto. Poi per carità, forse ci fosse entrata, sarebbero emerse delle incompatibilità, così come diceva il dottore Liotti, come alcuni hanno affermato. In fase di redazione, diciamo, di partecipazione a questo bando di rigenerazione urbana era richiesta soltanto un'istanza con un importo da finanziare, per cui c'è stato, diciamo così, un adeguamento speditivo, che è, diciamo, ancora meno che speditivo del progetto, nel senso è stato riesaminato il quadro economico di progetto, introducendo la demolizione del manufatto di via di Rassegno e introducendo il costo di recupero di un immobile nel caso in cui diciamo, si renda necessario, o comunque viene accettata questa idea di trasferire l'attività del baritarico in una sede più adeguata. La vicenda del baritarico è rimasta aperta, ancora, diciamo, c'è il contenzioso in atto. Diciamo, da cosa penso io, non appena ho un minimo di certezza che diciamo, che diciamo, l'intervento sia effettivamente finanziato, penso di avviare un'interlocuzione formale proprio diciamo, con i promotori del contenzioso per capire se c'è una soluzione condivisa, oltre che, diciamo, ripeto, la definizione di Piazza Tumminello sarà affrontata sicuramente nell'ambito della segreteria del contratto di fiume di costa, che ricordo e voglio anche sottolineare, ha sottoscritto la presentazione dell'istanza di finanziamento alla Regione, quindi è stato uno dei soggetti che ha condiviso l'iniziativa da subito e che ovviamente è giusto che, diciamo, continui a condividere l'iniziativa, quindi sarà ridiscusso eventualmente, diciamo, anche questa definizione di Piazza Tumminello.
in sede di segreteria di contratto di firma di costo. Bene, grazie. Per la Vincenzo Lombardo voleva intervenire, prego. No, per dire che noi come segreteria tecnica, di cui tra l'altro fanno parte rappresentante sia dal forum che dei relativi tre comuni, e l'ingegnere e l'architetto Sarta a delega in tal senso a rappresentare il comune di Palermo. Riguardante l'ultimo capitolo, la questione del progetto della foce, che era il progetto del fiume Costa di Palermo, io mi sento un po'. Io e tutto il gruppo di lavoro della segreteria tecnica ci sentiamo copartecipi alla nuova stesura che in primo momento era stata fatta, e abbiamo ritenuto che a suo tempo andavano poste alcune modificazioni tali da ridurre notevolmente una fase di barriera che ha in termini di ingegneria una sua logica. Ma in termini ambientali la presenza notevole di cemento non lo è, perché noi ci siamo posti comunque in entrambi le valutazioni, ci siamo posti la salvaguardia della foce, ma soprattutto l'impatto dell'inquinamento marino e della costa stessa che gli sversamenti producono. Per cui abbiamo lavorato moltissimo, e devo dire che abbiamo anche collaborato per chiarezza e onestà intellettuale. Abbiamo appunto gentilmente ospitati dall'architetto Sarta, il gruppo della segreteria tecnica ha collaborato per individuare e apportare le dovute modifiche, fermo restando che la soluzione era sempre quella: ridurre, eliminare l'inquinamento, ma un'ottica di salvaguardia del territorio di carattere ambientale. Io non mi strapperei i capelli, anche perché in verità non è che ne abbia tanti, per cui mi viene molto molto difficile. Sulla questione della piazza Tuminello, io ci siamo posti la vicenda di quei lavoratori, quelli che sono poi dietro le spalle, sono famiglie che non sono di poco conto, ma altrettanto sì che penso che la storia di Palermo lo dimostra. Mi ricordo quando fu Mondello, le baracche e baracchelle che c'erano e che impedivano la visione del mare, poi il comune si adoperò affinché si trovavano delle soluzioni e ripristinare le attività lavorative e ovviamente e con tutto quello che implica l'occupazione di cui questa città ne ha forte bisogno. È lo stesso principio che possa essere attuato per quanto riguarda le attività produttive, che a mio modestissimo parere, facendo un po' di dietrologia, questa piazza è stata nel tempo deturpata dalla serie che arriva, a parte il Bar Italia, a chi arriva prima si collocava e poi nel tempo si auto, come dire, ma in effetti deturpando, compreso anche quello scheletro che abbiamo inserito per l'abbattimento, e anche quell'altro concetto, ecco perché poc'anzi ho fatto quella domanda, ortobotanico Fiumoreto, perché nel progetto più ampio, che non è in questi due progetti presentati, dovrà avere una continuità fisica e concettuale. Quindi noi ci siamo adoperati, fermo restando che noi come organizzazione siamo, appunto come diceva Leotti, siamo un'organizzazione di base, e quindi ci è obbligo, in quanto per definizione, avere anche un colloquio, però il colloquio con la gente del luogo. Il colloquio si fa anche dando prospettive, dando idee, e quindi il concetto di compartecipazione con la gente del luogo per trovare un assetto ottimale, ovviamente riferito al progetto conclusivo del Parco del Loreto. Quindi noi a pieno titolo, mi fa piacere quanto lei ha detto, architetto, che questa
questo progetto con cui abbiamo collaborato è stato messo in graduatoria e non è stato bocciato, quindi questo è un segnale altamente positivo e siamo sempre lì disposti, come abbiamo fatto, a porre anche quell'opera di divulgazione sul territorio, mi sto ripetendo, ma è quello appunto di avere anche un dialogo con i vari attori in questo momento passivi. Quindi questa è la questione. Poi anche la vicenda dell'ultimo decreto regionale, che era di 5 milioni e 6, mentre ad oggi è arrivato a 5 milioni e 47 mila euro e 396,99. quindi questo, insieme all'altro progetto, è come sono degli step, ma che fanno parte di un discorso unico. Lei poc'anzi ha accennato che appunto ben presto faremo questa riunione di segreteria tecnica allargata, in cui abbiamo previsto la presenza dell'ARPA, dei vari dipartimenti dell'università, compreso il professore inglese, che parrebbe che sia quello che gestisce il patrimonio universitario, e quindi chiariremo anche con loro la vicenda dell'orto botanico, la questione dell'AMAP, così come dell'autorità di bacino. Io penso che questi tutti i soggetti, al di là delle varie presentazioni di vari progetti apparentemente spezzettati, ma fanno parte di un discorso unico, troviamo appunto, come dicevo ieri, guardiamo esattamente la patologia di questo fiume dall'inizio alla foce e vedere nell'insieme di più ottiche professionali e specialistiche quali possono essere gli elementi necessari incastonati intanto in questi due progetti. Ma nulla osta che dovremmo, se necessita, ampliare la fase progettuale per arrivare all'aspetto ottimale. Quindi è un lavoro meticoloso, importante, arduo per certi versi, nel senso per la sua stesura e per tutta la vicenda che lei poc'anzi ha elencato, le cosette anche gli espropri. Io però ricordo un inciso a proposito degli espropri pubblici. Ultimamente nell'azienda in cui lavoravo, gli espropri non li facevamo proprio, facevamo delle servitù che impedivano di, e tra l'altro servitù che per la loro valutazione del terreno viene fatto tramite l'ufficio delle entrate, che stabilisce la tipologia di terreno, in funzione della tipologia di terreno la sua valutazione. Per cui però non andavamo ad acquistare, ma andavamo a avere una servitù affinché poi tutti ne possono soffrire il passaggio, che sono costi leggermente diversi da andare a arrivare ad acquistare a fare l'esproprio vero e proprio. E quindi sono anche queste metodologie che dovremmo appunto anche lì, nell'ambito del gruppo di lavoro, valutare più attentamente. Io ritengo, con tutte le difficoltà, in merito alla questione che lei diceva, la questione della gestione del computer, del travaso, del progetto da presentare alla regione, che non si hanno tecnici adeguati. Io mi domandavo se questa cosa si può asservire invece anche all'esterno, ma non quei metodi che fa il comune, in cui poi i prezzi vanno lievitando, ma se all'interno del volontariato abbiamo soggetti in grado di, se questi possono essere di aiuto e togliere questo nodo affinché il progetto possa essere mandato in maniera definitiva alla regione e dare il suo corso. Cioè, io penso che la nostra presenza come forum sia, al cospetto degli anni passati, sia una innovazione. Il concetto della partecipazione, che non è solo l'aggregazione di associazioni, ma come lei sa e come ha già visto con i progetti che abbiamo elencato poc'anzi, vuole essere anche operativa.
se questa opportunità che noi potremmo dare in merito all'attuazione tecnica di travasare in fase telematica e può essere anche fatta con la collaborazione della segreteria tecnica e quindi relativa del forum, ce lo dica che noi ci attiviamo e crediamo di come dice, accelerare questi processi che non essendo macchina amministrativa, che non può essere un grande comune come quello di Palermo, possiamo, come dire, con la semplice ciabattana di Davide, va bene, essendo, arrivare a essere più concreti, perché il processo è importante, è un processo anche lungo, però se ci aggiungiamo gli aspetti burocratici, non so se poi riusciamo a vederlo tutti quanti noi questo progetto. Questo ho voluto chiarirlo e poi se mi dà la risposta in merito alle possibilità di collaborazione tecnica, eccetera, le sarei grato. Grazie Vincenzo Lombardo, se mi permetti soltanto sono parzialmente d'accordo sulla vicenda che riguarda il paragone tra il Panitalico e i Polpari di Mondello. Lì ma li puoi paragonare a quelli che oggi vendono il pesce proprio lì nella piazza o si vende i ricci, che naturalmente bisogna trovare a loro la collocazione. Un'altra cosa è il Bar Italico, una struttura storica del comune di Palermo dove il bar paga praticamente un affitto e che credo che non va a inficiare la bellezza di una piazza, perché così come abbiamo visto il rendering, se mi consenti, meglio col bar e non senza il bar. Lì probabilmente invece è pensato ad abbattere il bar e non si è pensato a quello che potesse essere la prospettiva futura di chi poi va a pescare e vende il pesce in questo momento in maniera non regolare. Quindi io credo che lì il paragone lo si può fare tra i Polpari di Mondello con chi vende il pesce all'Anterasmo e non con i Polpari di Mondello e il Bar Italico che oggi si stende. Dopodiché io ribadisco che naturalmente è un progetto di rigenerazione urbana, io non mi nascondo, capisco tutto, però obiettivamente avere perso l'opportunità del finanziamento europeo e poi su fondi di rigenerazione urbana, poi andiamo a presentare lo stesso progetto. Da un lato va bene, sono d'accordo, dall'altro però abbiamo perso una nuova opportunità di finanziamento per spenderli nella zona di Palermo maggiormente abbandonata. Questo però è il mio pensiero personale, di conseguenza dico quello che rimetto e che mi sentivo di doverlo dire rispetto a un ragionamento generale. Io tra l'altro vorrei capire un attimo il progetto di abbattimento, perché vorrei ricordare il rudere di via Tiro a Segno. Io ho fatto un'interrogazione nel 2013, stiamo parlando di un rudere che è stato realizzato da un mafioso, credo senza autorizzazione o comunque con autorizzazione false, è lì da almeno 20 anni e nessuno ha mai provveduto all'abbattimento. E allora io mi chiedo, visto che qualcuno sta millantando che questo rudere lo abbattiamo domani mattina, se il rudere è inserito in un progetto come questo, che ancora non sappiamo se sarà finanziato, non c'è ancora una progettazione, eccetera, che tempo abbiamo per abbatterlo, architetto Sarta? Perché l'abbattimento del rudere credo lo potevamo fare tranquillamente con le nostre maestranze o affidando all'esterno praticamente l'abbattimento, e non inserito in un progetto che è naturalmente di ampio respiro come la regolarizzazione della foce del Loreto. Perché poi io vorrei ringraziare Francesco Liotti per la sua onestà intellettuale e noi ribadiamo questa commissione che all'interno ha consiglieri comunali di diversa estrazione politica, e noi non abbiamo fatto mai un ragionamento politico, abbiamo fatto un ragionamento istituzionale. La commissione è al di sopra dei partiti. E di conseguenza mi fa piacere, come ha detto Francesco Liotti, purtroppo, come capita sempre, arriva, scusatemi, lo scemo di turno che deve fare poi un'operazione che riguarda la collettività, sempre l'azione politica. Azione politica qua non ce n'è, i fondi non li ha trovati nessuno nella legislazione urbana, ma è un decreto del governo, e quindi chi millanta che ha trovato i fondi, chi millanta che sta facendo per abbattere lo scheletro del divieto di assegni, che sta facendo il giardino, il parco giochi, eccetera, eccetera, obiettivamente continua a prendere in giro i cittadini. E mi dispiace che spesso, purtroppo, la politica, o meglio, la burocrazia del Comune di Palermo sottostà anche a determinate cose. Dico questo, visto che Francesco Liotti ha buttato via la cosa, se mi scusate, io praticamente anch'io
ci terremo a dire quello che penso, perché non ho mai detto di quale partito sono io. Sono il presidente della terza commissione e rappresento praticamente l'istituzione del Consiglio Comunale in questo momento. Prego, architetto Sarto. Riferimento ai tempi di attuazione del progetto che, qualora viene finanziato con i fondi di rigenerazione urbana, il vincolo è 2025, se non ricordo male, quindi diciamo anche la demolizione del fabbricato su via Tiro a Segno dovrebbe essere conclusa entro quella data. Il riferimento, come dire, perché è stato scelto di candidare questo progetto in luogo di altri progetti, non le so rispondere, non è una scelta che ho fatto io, sono stato contattato dai miei riferimenti politici, quindi dagli assessori a ramo, e mi è stato chiesto se... Può darsi perché non c'erano altri progetti, quindi questo era l'unico. Ritengo di sì, perché questo bando di rigenerazione urbana non è un bando di idee, è un bando che chiedeva un livello di progettazione almeno preliminare, meglio definitivo. E quindi diciamo non è facile avere dei progetti già pronti che sono di interesse. E comunque io penso che l'amministrazione nel suo complesso in questi anni ha posto attenzione sia alla problematica del fiume che alle problematiche della costa, cercando di colmare delle lacune che invece si erano accumulate nel corso degli anni. Ci sono tantissime aree della città che necessiterebbero di interventi, però penso che un po' tutti... Penso di leggere, di condividere questa attenzione dell'amministrazione attiva nei confronti della costa, perché allo stesso tempo l'interesse delle aree che sono allo stesso tempo fortemente degradate e con grandi potenzialità per lo sviluppo della città, dei quartieri limitrofi. Ecco, sono scelte comunque, questa domanda va posta agli assessori della ramo, non lo scrivete. A chiesto fatta, però a queste iniziative naturalmente non ci abbiniamo il PUBM, è tutto praticamente perso, perché se non arriva l'investimento del privato, noi non col pubblico non ce la faremo, ecco perché è importante definire al più presto il piano utilizzo del demanio marittimo e decidiamo che vogliamo fare di questa cosa. Perché dovevo dire che scontro un altro progetto come quello che è uscito l'altra volta, che volevo fare il porto hub, e quindi ogni giorno cambiamo le carte in tavola. Ecco perché. Mi scuso, ma purtroppo le condizioni acustiche per il collegamento per telefonino sono pessime. Anche qui le stanze non sono così ben tanto, per cui si sente male. Mi sembra di aver capito che lei ha detto che... E se non mettiamo insieme però l'intervento pubblico con gli interventi dei privati, quindi l'approvazione del pubblico, noi non ci riusciremo mai, perché il rischio che domani mattina cambia amministrazione, cambia qualche altro presidente della regione o governo nazionale e mi presenta un altro progetto del porto hub, dico, per essere chiari, perché dico, è importante se sono d'accordissimo con lei sulla necessità del coinvolgimento dell'intervento privato, sono più che d'accordo che il PUDM va completato al più presto, e io come responsabile del procedimento ho anche responsabilità, Non la sentiamo più, no, perché probabilmente si è bloccata, avrà ricevuto la telefonata amministrativa. Quanto riguarda adesso il filo delle domande che sono state poste, abbiamo detto la piazza Tumminello sarà riesaminata nell'ambito della segreteria tecnica del contratto di fiume e di costa. Per quanto riguarda le iniziative di carattere politico-partitico, io non mi compete esprimere sulle iniziative che
che vengono, diciamo, io ho sempre ringraziato, sono stato molto grato all'attività della terza commissione consigliare che è espletata in questo anno. Riconosco che non è, diciamo, un organo di partito, bensì un organo dell'amministrazione, e in quanto tale la rispetto, è molto rispettato, e sono stato molto grato perché è stata anche l'attività svolta dalla terza commissione consigliare è stata di stimolo, di orientamento e un correttivo, diciamo, rispetto alle iniziative che sono state poste. Sull'altre iniziative che nascono con altri, diciamo, con altre finalità, io non mi sento la responsabilità di commentare. So, diciamo, che in termini istituzionali, se vengo invitato, diciamo, a un evento, generalmente partecipo, sempre se ho l'avallo, diciamo, da parte della dirigenza, perché qualunque momento diventa un momento comunque di confronto, di divulgazione delle iniziative della pubblica amministrazione. Grazie, comunque noi ringraziamo anche lei sempre per la sua disponibilità. Io volevo però andare avanti, non fermandoci qua, volevo chiederle quali sono gli altri progetti e com'è lo stato anche di progettazione per quanto riguarda i fondi della regione urbana. C'era il progetto che riguarda la tavola, il progetto che riguarda Barcarello, ci può dare ragguagli sull'argomento? Se abbiamo notizie anche su questo, eventualmente se c'è da parte di quella bozza di decreto, se c'è l'ok anche a questi progetti? Sì, diciamo, i progetti della Daura e di Barcarello sono stati inseriti come progetti con fondi React-EU gestiti dall'organismo intermedio che è, diciamo, interno all'amministrazione comunale. E quindi sono stati finanziati sia la Daura che Barcarello. La Daura, il progetto sulla Daura è un progetto esecutivo che è stato recentemente approvato anche in giunta e per cui in teoria si potrebbe procedere con l'affidamento dei lavori. Se non che sulla Daura c'è stata una novità da parte della Regione, nel senso che il progetto sulla Daura era stato inserito tra diciamo, nell'elenco dei progetti finanziabili, ammessi e finanziabili, ma non finanziato per carenza di risorse. La Regione adesso ha chiesto di inserire questi progetti privi di copertura finanziaria nell'ambito dei fondi diciamo comunitari gestiti a livello nazionale e quindi diciamo è stato scelto di revocare il finanziamento REACT che può essere destinato ad altri interventi ugualmente utili per la città, per la collettività, e di mantenere questo finanziamento che a questo punto è un finanziamento nazionale. Per quanto riguarda Barcarello, il progetto abbiamo revisionato il progetto per adeguarlo alle caratteristiche di misura. In questo periodo è stato avviato, anzi concluso, un'interlocuzione sia con le associazioni del luogo che hanno condiviso l'ipotesi progettuale così come rimodulata, sia con la sovrintendenza beni culturali e ambientali che esprime un parere ovviamente in quanto c'è vincolo paesaggistico. L'ultimo incontro c'è stato la scorsa settimana, sono state richieste delle piccole modifiche alle previsioni progettuali che sono state riportate. Dopodiché dovrò chiedere la conferma dei pareri già acquisiti, quindi quello della sovrintendenza, il parere di conformità urbanistico della Capitaneria di Porto, che in realtà non l'aveva espresso perché aveva manifestato perplessità sulla tipologia di intervento. Queste perplessità sono tutte state, come dire, risolte con questa nuova ipotesi di progetto, che è un'ipotesi più fedelmente manutentiva dell'esistenza, senza limitando enormemente
gli aspetti innovativi che erano originariamente previsti. Quindi siamo nella fase in cui dovrò chiedere la conferma dei pareri, dopodiché si passerà all'approvazione definitiva e all'avvio dei lavori. Scusa, architetto, quindi mi faccia capire, io sapevo che nei 20 milioni della legislazione urbana i progetti erano questo della foce dell'Oreco, più c'è la Baccarello, più c'è la Daura. Ho capito bene che lei dice invece che per la Daura e Baccarello sono altri fondi. E quindi cosa avete inserito in rigenerazione urbana? Nei 20 milioni. In rigenerazione urbana sono stati inseriti il progetto sulla foce, il progetto del recupero dell'approdo della Tornare a Bordonare a Vergine Maria e il progetto del verde pubblico, adesso mi sfugge il... Parco Villa Turisi, ha detto, scusate, mi sfugge il termine. E quindi sui fondi di rigenerazione urbana, come mi pare, mi aveva candidato questi tre progetti che la cui somma degli importi era proprio 20 milioni di euro. E sono due progetti che sta seguendo anche lei, questo di Parco Villa Turisi e quello di Vergine Maria? Quello di Villa Turisi non è un progetto che seguo io, quello di Vergine Maria sì, è un progetto che era stato candidato su fondi FEAMP ormai alcuni anni fa, anche lì un progetto ammesso a finanziamento ma non privo di copertura finanziaria, e quindi si era ipotizzato di utilizzare questi fondi di rigenerazione urbana per finanziare questo intervento. Il progetto allora era un progetto preliminare, in questo periodo lo stiamo trasformando in progetto definitivo, però se l'elenco dei progetti ammessi verrà confermato così come da articoli reperiti in rete, questo progetto su Vergine Maria sembrerebbe non compreso. Per andare verso le conclusioni, volevo chiedere, per quanto riguarda invece i fondi del PNRR, ci sono progetti che voi state elaborando come assessorato e come mare coste? Prima domanda, e seconda domanda, per concluderla, era Porticciola Bandita, che notizia abbiamo? Allora, sui fondi PNRR no, non ci sono progetti che riguardano la costa. E sulla bandita, vista tutte queste scadenze che si sono sovrapposte, non abbiamo potuto concentrarci su questo intervento. Ho capito. Io vorrei fare a questo punto un giro con le associazioni, non so se chi vuole intervenire, se gli Opici, Ullo, Lombardo, così andiamo a poi con questi miei colleghi, vogliono aggiungere qualcos'altro. Volevo chiarirmi un po' sulla vicenda del parco Libero Grasso, chiamiamolo così. Io mi ricordo che quando noi facemmo l'accesso agli atti presso l'assessorato regionale, questo ci venne a dire che c'erano stati stanziati 18 milioni per la bonifica del parco Libero Grasso. Successivamente sapemmo che il comune aveva stanziato di questi 18 milioni 16 milioni. Ora si è arrivato ulteriore voce di questi 16 milioni, forse siamo arrivati a 11-12 milioni. Allora, al di là di queste decurtazioni, che probabilmente lei saprà, ma cosa si prevede nella fase di riqualificazione, quindi di bonifica di questa bomba ecologica che si chiama Libero Grasso? Se mi può rispondere, la ringrazio. Sì, sì. Anche lì nel 2018 la UO Mare e Costa ha partecipato a un bando regionale destinato alla bonifica di siti, compreso nell'elenco dei siti inquinati della regione siciliana e dotati di un analisi di rischio sito specifica, e quindi già esaminati come livello di rischio da cui fare fronte.
diciamo, per fortuna, diciamo, l'ex discarica della Corre Corsare rispondeva a questi requisiti, per cui la Uomo alle Coste ha redatto un progetto di fattibilità tecnico-economica, ha partecipato al bando. Il progetto di fattibilità tecnico-economica, così come da quadro economico, risultava un costo dell'intervento di circa 12 milioni. E quindi, diciamo, il finanziamento poi si è bloccato su questa cifra perché, diciamo, questa era la cifra ipotizzata in questo progetto di fattibilità tecnico-economica. Cosa prevede? Prevede la messa in sicurezza permanente del sito con un intervento di cinturazione a valle con una barriera fisica che impedisce, diciamo, come dire, la continuità tra eventuali liquidi di falda o, diciamo, infiltrati nel terreno e invece l'acqua marina. Quindi c'è un isolamento a valle della ex discarica e poi l'intervento di cappi tradizionale, nel senso l'ex discarica sarà ricoperta nei termini di legge con uno strato impermeabile. Quindi diciamo l'ammasso ecologico resta e ci sono questi elementi A di barriera di cemento tra il mare e il deposito dei rifiuti, perché per me resta sempre un deposito, e poi si supera l'ipotetico, cioè l'essenza di questa bomba ecologica, la si supera con coibentazione di varie natura, cementizia, asfalto, alberelli, probabilmente è questo. No, diciamo, la copertura può essere fatta, come lei saprà sicuramente, o con uno strato di argilla, che è impermeabile, oppure con uno strato, diciamo, di fibre impermeabili e poi con una copertura di terreno vegetale. Questo come copertura. Per quanto riguarda il mare, anche lì in un primo momento avevamo ipotizzato di utilizzare una barriera con la doppia funzione, una, diciamo, come dire, di strato impermeabile, l'altra di contenimento come muro di sostegno, così come poi avevamo proposto per il tratto della costa in prossimità della foce. In questo momento siamo in fase di avvio della progettazione esecutiva, è stata individuata con una procedura di gara un'equipe di professionisti che stanno lavorando sulla redazione del progetto esecutivo, però loro già in fase di offerta avevano chiesto di rimodulare l'ipotesi prospettata nello studio di fattibilità tecnico-economica, questo è previsto nel bando, anzi era stato richiesto proprio che loro fornissero delle alternative di progetto meno impattanti e loro si stanno muovendo su quest'ottica, per cui la membrana con cui viene realizzata la cinturazione a valle è una membrana impermeabile che non ha funzione strutturale, quindi diciamo con meno utilizzo di cemento nella sostanza. Allora, scusate, vi interrompo sull'argomento. Noi abbiamo già previsto, infatti non volevo trattarlo oggi, previsto un incontro giorno 10 con l'Associazione Libero Grassi, la Chieso Sarta e l'assessore Marino, che è stato con l'amministrazione nella commissione di verificatrice dei progetti d'idea, che è stato lanciato, già c'è un vincitore, eccetera. La domanda anche lì, ma la faremo secondo me venerdì, per non ripeterci. Quindi se il Lombardo o il Forum Associazione vuole partecipare a questo incontro, non ci sono problemi, possiamo invitarvi per venerdì 10, affrontiamo l'argomento specifico, perché le cose che ha appena detto tu, il Vincenzo Lombardo, naturalmente anche noi ci siamo chiesti, ma se l'amministrazione ha presentato un progetto, ha partecipato un bando, ora c'è un concorso di idee, cosa facciamo? Stravolgiamo quello che è stato pensato, perché il concorso di idee adesso prevede fare altre cose, questo è importante saperlo. Però se l'assessore Marino era presente alla commissione, probabilmente il progetto può essere rimodulato come tutti i progetti possono essere rimodulati, quindi anche quelle domande che forse La ringrazio Presidente, no, anche perché essendo noi il forum sulla fiume e costa, pensiamo di essere,
Voi sapete che da parte trovate una porta sempre aperta. A che cosa ho detto bene o ho detto una sciocchezza su quello che ho appena detto? Ha detto benissimo. Perfetto. Lo affrontiremo venerdì. Va bene, ok. Che sono due iniziative parallele, ma non confliggenti. Per cui... Perfetto. Francesco Liotti e Pietro Ciurla, per andare verso le conclusioni, voglio aggiungere un momento e poi mi spieghi così quindi. No, io per andare alle conclusioni, innanzitutto sto verificando proprio con mano quanto, diciamo, sia efficace questo metodo. C'è questo, diciamo, questo metodo di simbiosi continua fra contratto di fiumi, istituzione e commissione ambiente, e diciamo che sta funzionando finora in modo, fra virgolette, negativo in che senso? Che sta mettendo in evidenza tutte le storiche carenze che ci sono, non per colpa delle singole persone, ma per appunto per eventi che si sono sedimentati nel tempo, sta mettendo in evidenza tutte le debolezze, diciamo che ci sono dietro a questa carenza di progetti, di finanziamento, eccetera, eccetera. Quindi il metodo è buono, oltretutto, diciamo, stiamo mettendo a fondo tutte queste, diciamo, tutte queste possibili soluzioni, idee alternative, eccetera, eccetera. Quindi va bene così. Cioè, però dobbiamo essere coscienti che ancora c'è tanto, tanto da fare. Soprattutto, diciamo, occorrerebbe, a mio parere, anche, diciamo, una specie di situazione quadro che di volta in volta si aggiorni con tutti questi progetti. Cioè, perché vedo che anche, diciamo, gli esperti in materia molte volte dopo perdono il bando della matassa e soprattutto ancora diciamo vorrei avere le idee più chiare quando sarà possibile come tutte queste iniziative si innestano nel piano regolatore generale perché ancora nessuno lo conosce e quindi dopo vedremo cioè, perché il vincolo è pure quello quindi sono rimasto diciamo abbastanza diciamo perplesso, ma non ripeto per le singole persone come certe volte un intoppo tecnico riesce a fermare grosse esigenze, mi riferisco al PUDM, e quindi molte volte però secondo me un intoppo tecnico diciamo, diventa un intoppo politico perché cioè, frenare, cioè, perdere tempo sul Putin è veramente una cosa che, alla quale noi, anche come contratto di fiume, come diciamo, le due associazioni che siamo qua presente, dobbiamo e vogliamo dare una spinta ulteriore perché questa situazione diciamo, sta diventando veramente incresciosa. Quindi va bene, andiamo avanti così, ognuno di noi ha sempre le idee più chiare come diciamo, si deve interfacciare con queste problematiche per diventare sempre più efficaci. Io credo che sia veramente un esperimento importante per la città di Palermo, di quello che stiamo facendo e speriamo di portarlo ancora più avanti. Grazie. Grazie a te Pietro. Francesco Liotti, vuoi chiudere anche tu o va bene così? Hai il microfono spento, Francesco? Vabbè, colleghi, poi qualcuno di voi, Francesco, qualcuno può aggiungere qualcosa? No, no, no. Allora, Francesco, ci sei o altrimenti andiamo verso la chiusura? Francesco purtroppo non mi sente. Archetto Sarta, grazie come sempre per la sua disponibilità e gentilezza. Naturalmente noi confidiamo molto naturalmente, su di lei perché sappiamo che l'unica persona che si occupa di questo settore e naturalmente l'operato di lavoro noi lo capiamo e naturalmente quindi se ogni tanto noi c'è una persona che critica lei sa bene che non è fatto alla sua persona ma è fatto in generale dall'ufficio ma non dipende da lei perché tutti noi vorremmo che le cose si facessero in breve tempo e naturalmente anche bene.
Grazie a tutti, buona giornata, alla prossima, grazie. Ciao, alla prossima, alle 10. Arrivederci, grazie a voi. Va bene, grazie. Ok, arrivederci. Arrivederci.